dalla rappresentante di Lista ai Negrita, a Motta e ancora il galà delle stelle dell'opera, ma ci sarà spazio anche per il teatro. Tutto questo è Anfiteatro Sotto le Stelle per Arezzo, un'estate per ripartire. Beh sì, allora parlando con alcuni dei soci della Fondazione Guido d'Arezzo, un po' anche su mia sollecitazione, ho notato che non c'era rispetto all'anno passato un'offerta per quanto riguarda il teatro. E quindi ci abbiamo messo subito mano, e all'interno del cartellone sostanzialmente abbiamo una costola di questo nuovo festival teatrale che si chiama Smart. Tre date saranno fatte qui, di cui una più che teatrale è musicale perché è jazz. Da Anfiteatro Sotto le Stelle vogliamo realizzare chiostri sotto le stelle, perché per tornare a quello che dicevamo prima sui luoghi adatti per un certo tipo di spettacolo, abbiamo immaginato alcuni concerti di musica da camera, per l'appunto in alcuni chiostri di Arezzo, e Arezzo ha dei chiostri molto belli, vanno valorizzati, la musica può anche servire per farli conoscere. Anfiteatro e museo costituiscono un unico complesso archeologico monumentale di visita, e quindi ci auguriamo che una buona parte di coloro che scopriranno il nostro anfiteatro possano poi essere incuriositi anche dal museo e venire a esplorarne i tesori. In cinque particolari serate che poi vi comunicheremo, ci saranno delle visite guidate appunto per favorire la conoscenza del nostro patrimonio culturale.